Buonasera a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. Tra 11 giorni esatti, il 10 di febbraio, ci sarà la trade deadline, ovvero la linea della morte, ovvero il termine massimo per poter scambiare giocatori in NBA, ovvero finisce sostanzialmente il mercato. In NBA rimarrà aperto il mercato per quanto riguarda i free agent o firme di giocatori svincolati, usiamo questo termine, ma per quanto riguarda gli scambi la linea massima è quella del 10 febbraio. Cerco in questo video di darvi 10 nomi che probabilmente, alcuni quasi certamente, ma probabilmente potrebbero muoversi prima della trade deadline e nomi che ovviamente potrebbero anche spostare in un certo senso un minimo gli equilibri. Partiamo dal primo, è quello costantemente sulla bocca di tutti, Ben Simmons. Ha un contratto di 33 milioni, un contratto che durerà ancora per 3 anni, che chiama 113 milioni totali, è un giocatore giovane, è un giocatore a cui puntano diverse squadre, chi più o chi meno in maniera dichiarata e forte, ma abbiamo visto che non è nelle intenzioni di Daryl Morey, il presidente delle Basketball Operations di Philadelphia, né tantomeno del GM Elton Brand, che però pende dal viene manovrato da Daryl Morey da quando è arrivato appunto Morey nel back office di Philadelphia. Non è nelle intenzioni di Philadelphia quella di svendere Ben Simmons. Fila ha già rifiutato Brogdon una prima scelta, ha rifiutato Jeremy Grant, Sadiq Bey, Kelly Olynyk una prima scelta da Detroit per Ben Simmons. Sicuramente soluzioni che nell'immediato avrebbero potuto rendere Philadelphia una squadra più temibile, ma se l'obiettivo di Morey, come pare esserlo, è James Harden a fine stagione, l'obiettivo di Morey è tenere duro, rifiutare tutto il rifiutabile, a meno che ovviamente qualcuno non proponga l'irrinunciabile estremo, però rimanere così, quindi senza Ben Simmons in campo, Simmons che starà fermo probabilmente tutta la stagione, e poi con Harden intavolare un discorso di sign and trade, ovviamente dal punto di vista dei Nets, per uno scambio sostanzialmente Harden e Ben Simmons. A meno che, ovviamente, qualcuna delle squadre molto interessate al giocatore, Sacramento, forse gli Hornets, Portland, non mettano sul piatto le loro superstar. Parlo di Portland perché ovviamente Philadelphia cerca un playmaker e ovviamente la situazione Lillard è tutta lì da vedere. Secondo nome è quello di Harrison Barnes. In realtà i Sacramento Kings, viste le ultime prestazioni, non li do, cioè do tutti i giocatori del roster dei Sacramento Kings potenzialmente scambiabili prima della deadline. Harrison Barnes è quello che ha, diciamo, forse un po' più appeal sicuramente all'esterno, perché può funzionare sia da terzo violino come scorer, ma è anche un buon difensore, è un giocatore che non rompe le palle in spogliatoio, è un giocatore che oltre al contratto di 20 milioni per quest'anno ha un contratto a scendere di 18 milioni per l'anno prossimo, e comunque un giocatore che a Golden State ha già vinto, d'esperienza, solido, le cifre offensive le mette sempre e difensivamente non è una pezza al culo. Come detto, in realtà i pezzi pregiati dei Kings sono altri, sono di Aaron Fox forse, sicuramente Tyrese Haliburton, ma credo proprio che i Kings, a meno che non arrivino offerte veramente vantaggiose, non si priveranno né di Fox né di Haliburton, e allora rimangono Buddy Hield ed Harrison Barnes. Harrison Barnes, anche per il tipo di contratto che ha, sostanzialmente in scadenza l'anno prossimo, potrebbe far comodo e ci sono diverse squadre che si sono manifestate come diciamo interessate al giocatore, non ultimi i Chicago Bulls, a cui farebbe comodo un contratto biennale da far scadere assieme a quello di Vucevic, e un giocatore che comunque è in grado di correre se gli viene richiesto, è in grado di appostarsi all'angoletto se gli viene richiesto ed è un buon difensore. Ci sarebbero poi Philadelphia, ma lasciamo perdere perché Philadelphia non muoverà nulla, Celtics e Jazz apparentemente interessate, ma lasciate perdere anche i Celtics, ecco forse su Utah, boh, però diciamo che l'ipotesi Bulls potrebbe essere plausibile per un discorso sia tecnico sia contrattuale.
Il terzo nome, che quasi certamente partirà, è quello di Jeremy Grant. Jeremy Grant è inseguito da tantissime squadre, quella che sembra avere un minimo più di possibilità di arrivare al giocatore sono gli Washington Wizards, sia per un discorso di salario, sia per un discorso fatto da Jeremy Grant stesso. Non vuole andare a fare il terzo violino o il giocatore di contorno, vuole essere la prima scelta offensiva di un roster. Parliamo di Washington, c'è Bradley Beal, ovviamente, il secondo violino attualmente è Kyle Kuzma, quindi secondo me sarebbe sicuramente un passo avanti. È un contratto da 20 milioni a stagione, in scadenza alla fine della prossima stagione, e ricordiamo sempre che a Washington Beal comunque è in scadenza. È in scadenza, non ha ancora dichiarato se eserciterà o meno la sua player option, ma è una situazione chiaramente da monitorare. Washington, tra l'altro, è in caduta libera a livello di risultati dopo un inizio molto promettente e con Jeremy Grant potrebbero in qualche modo rivitalizzare l'ambiente. Nello scambio probabilmente rientrerebbe, anzi quasi certamente, Harrell, probabilmente insomma altri contratti insomma da mandare a Detroit, possibilmente in scadenza, che possano in qualche modo garantire a Detroit contratti che scadono e magari qualche pick, chi lo sa. Comunque, il terzo nome è sicuramente quello di Jeremy Grant da tenere d'occhio. Il quarto nome è quello di Robert Covington. Ci sono in realtà due nomi da Portland, perché Portland è completamente sprofondata nella Western Conference. Sebbene nella Western Conference fino all'ultima, fino a OKC, sono tutti ancora pienamente in lotta potenziale per i play-in, ma lo vorranno? Cioè, lo vogliono o no? Perché è quella la vera domanda. OKC sicuramente no. Sacramento aveva dichiarato di volere puntare ai playoff, Portland a questo punto direi che sarebbe il caso di vendere, di rifondare, di ripartire. E i contratti di Covington e di Yusuf Nurkic, entrambi prendono attorno ai 12 milioni di dollari e sono in scadenza, sono due contratti realmente appetibili per scambi, da provare a scambiare. Con squadre che magari devono puntellare il roster e sono già contender, o squadre che sono in rebuilding e quindi hanno bisogno di contratti in scadenza e di liberare poi per l'anno prossimo spazio salariale. Parliamo di Covington, uno dei migliori all'epoca 3&D della NBA, quindi tiri da tre da una parte e difesa dall'altra. Per Yusuf Nurkic si parla di un centro chiaramente offensivo, un centro che è in grado di mettere anche buone statistiche a referto, sia per quanto riguarda i punti, sia gli assist che ovviamente i rimbalzi, ed è un giocatore che tendenzialmente in scadenza a 12 milioni potrebbe far comodo a diverse squadre. Le squadre interessate apparentemente a Covington sembrano gli Utah Jazz, i Lakers sono dentro un po' tutti questi discorsi semplicemente perché si cerca un modo di far girare le cose. Il bello dei Lakers è che solamente con i contratti di Talen Horton Tucker, Nunn e la prima scelta del 2000 e mai cercano di prendere i giocatori migliori dell'NBA. Non funziona esattamente così, ma insomma, chiaramente Robert Covington e eventualmente Yusuf Nurkic sarebbero due nomi per andare a puntellare dei roster già competitivi, mica male. Un altro giocatore è Dennis Schröder. Dennis Schröder che, dopo aver rifiutato il contrattone con i Lakers da 84 milioni, aver firmato per la mid-level a 5 milioni e 890 mila dollari per i Boston Celtics, è in scadenza, era solo un anno di contratto, ed è comunque un playmaker che in uscita dalla panchina potrebbe far comodo a qualcuno. L'abbiamo visto a Oklahoma City, l'anno di Chris Paul, qui ovviamente non poteva rubare il posto a Chris Paul, ma è stato vicino a vincere il sesto uomo dell'anno, quasi 20 di media alla panchina. Quali sono le squadre che potrebbero aver bisogno di un playmaker o di un sesto uomo, di un backup playmaker? Non lo so, per i Cleveland Cavs, ad esempio, se Rondo non dovesse essere playoff Rondo, un playmaker in uscita dalla panchina che dia il cambio a Garland per questa stagione potrebbe starci, per esempio. Quindi è chiaro che i Celtics vogliano tradarlo, non è ben chiaro chi sia disposto a prenderselo, ma la garanzia che il suo contratto scadrà a fine anno è comunque un punto a suo favore. Detto tutto.
Altro nome, ed è il numero 6, è quello di Caris LeVert. Caris LeVert che pare sia inseguito dai Cleveland Cavs, e quindi è chiaro che i Cleveland Cavs vogliano un altro trattatore di palla, visti gli infortuni di Rubio e prima ancora di Sexton. Al momento hanno solo Garland e, ribadisco, un Rajon Rondo che però non è che abbia dato così tante certezze negli ultimi anni, se non ai Lakers telecomandato da LeBron James. Il contratto di LeVert è per 17 milioni e mezzo quest'anno e 18 e 8 più o meno l'anno prossimo, ma scadrà alla fine della prossima stagione. Non è un mistero che Indiana voglia disfarsi del giocatore. E quali sono le squadre interessate? Anche qui Cleveland rientra proprio per i motivi per cui rientrava prima nel discorso Dennis Schroeder. Nome numero 8, quindi era 7 Caris LeVert, l'8 è Christian Wood degli Houston Rockets. Christian Wood invece è un giocatore con un contratto in relazione alle statistiche e all'impatto che può avere molto interessante. Prende 13 milioni e 6 quest'anno, 14 e 3 l'anno prossimo, nel suo ultimo, in quello che sarà l'ultimo anno di contratto. A livello di età non fitta con quelli che sono i giocatori giovani su cui Houston vorrebbe provare a costruire una base, ovvero Kevin Porter Jr., Jalen Green, forse Alperen Sengun, sono tutti e tre giocatori di 20 anni. Avere un Christian Wood, 25-26 anni, quanti ne ha, che è completamente fuori, distaccato troppo dal base d'età degli altri, potrebbe renderlo un giocatore scambiabile. E non è un mistero che in realtà Houston probabilmente già da un po' stia comunque cercando di capire cosa avere in cambio per poterlo tradare. Il suo contratto e il suo impatto in campo lo rendono un giocatore adattissimo a contender di primissima fascia. Parliamo di Nets, parliamo di Golden State, che potrebbe mettere sul piatto Wiseman, che ha la stessa età degli altri e che non abbiamo ancora visto, perché da quando è entrato in NBA avrà giocato sì e no 20 partite. E poi ci sono gli Charlotte Hornets, che a livello di età dei giocatori sono più vicini a Wood. Un centro comunque atletico, fisico, in grado di allargare il campo, potrebbe far comodo alla banda molto molto bella da vedere di James Borrego. Nome numero 9 è quello di Eric Gordon, altro giocatore degli Houston Rockets, che a Houston non serve a nulla. È un giocatore che prende tanto, 18 milioni e 2 quest'anno, circa 19 milioni e mezzo, quasi 20 l'anno prossimo, e poi un anno ancora totalmente non garantito, quindi volendo potrebbe essere in scadenza alla fine della prossima stagione. Anche in questo caso si parla di un realizzatore, di uno che in passato è stato in lizza per vincere il premio di sesto uomo e che potrebbe far comodo a diverse contender. Chiaro è che col contratto attuale sarà molto difficile che una contender provi a prenderlo. Sarebbe più probabile una sua presa nel caso di eventuale buyout, ammesso che possa esserci, tra lui e gli Houston Rockets. Nome da monitorare comunque è quello di Eric Gordon, perché è uno che dalla panchina può tranquillamente andare in doppia cifra di punti e può dare una sferzata. L'ultimo nome, e qui è una mia personale crociata da tempo immemore, Free Terrence Ross. Terrence Ross ancora quest'anno a 12 milioni e mezzo e l'anno prossimo a 11 e mezzo, quindi a scendere, con gli Orlando Magic. Cosa ci stia a fare agli Orlando Magic? Non è dato saperlo. Perché gli Orlando Magic non stiano provando a dargli una possibilità altrove? Non è dato saperlo. Chiaro che in Florida a Orlando si sta benissimo, extra basket ovviamente, quindi Terrence Ross, ti capisco, ma sarebbe anche ora, ai 30 anni quasi, di provare a contendere per un titolo. Sei un giocatore che in uscita alla panchina per me ha pochi eguali come impatto offensivo, in particolar modo offensivo, e saresti il fit ideale, secondo me, per i Chicago Bulls. Per questi Chicago Bulls, atletici, dinamici, che corrono tantissimo, in grado di schiacciare, tirare da tre, saresti sostanzialmente un backup Lavin, non dico identico, ma insomma molto simile, sia a livello fisico sia a livello tecnico. Quindi, Terrence Ross è il decimo nome che vi dico e vi chiedo di monitorare da qui al 10 di febbraio. Per tutto il resto,
Non lo so, potrebbe succedere di tutto, è già in passato avvenuto, successo di tutto a ridosso della trade deadline, basti ripensare al 2018 con i Cleveland Cavs di LeBron totalmente smembrati per arrivare a tutt'altra squadra, e magari LeBron lo rifà, chi lo sa. Comunque, i 10 nomi sono questi. Io vi chiedo di commentare qua sotto con eventuali vostri nomi, ipotesi, eccetera, di mettere un like al video e di seguire questo canale e questo vecchio di merda. Ragazzi, buon proseguimento e ci sentiamo nei prossimi giorni per avvicinarci a questa trade deadline che si preannuncia comunque movimentata. Ciao!